Ciao ragazzi, scusate, vi do un secondo, una grattatina. Ste maledette zanzare malefiche. Ah, deve essere il coso dei spaghetti. Ah, scusate ragazzi, arrivo subito. Lo lavo dopo, Non pensate a male. Dopo lo metto a lavare. Allora, ragazzi, qua la cosa si fa seria, Linda passa il turno e va in semifinale di Europa League. Aia, maledette. Fanculo. Va in semifinale con rischio, ragazzi, che questi ce la alzino in faccia. Perché adesso affronteranno la vincente di Basilea Shakhtar Donetsk, che non sono due squadre impossibili, anzi, forse sono un livello inferiore, più o meno, dai, al Leverkusen. E ragazzi, c'è il serio rischio che questi arrivano in finale e appunto sollevino la coppa. Si sta facendo seria la cosa. Si sta concretamente facendo seria. E con questo Lukaku, perché ragazzi, questo qua è un calciatore, ripeto, straordinario. Guardate di nuovo che cazzo di gol ha fatto stasera. Cioè, come protegge la palla dal nulla, cade per terra, gol. Con questo Lukaku lì davanti, 9 gol consecutivi in Europa League. Non mi ricordo neanche quanti gol ha fatto in stagione, 31, 32, adesso non mi ricordo, comunque sono tanti. E quindi ragazzi, qua la cosa si fa seria. L'Inter ha meritato di vincere. Il Bayer Leverkusen ha giocato una buona partita, ma Linda ha avuto qualche occasione in più. Gli sono stati tolti 2 rigori giustamente, e qui voglio fare i miei complimenti al VAR, perché per una volta, una delle poche volte, ragazzi, è stato usato alla grande. Assolutamente. Il primo rigore, scusate, è tolto, perché il calciatore del Bayer Leverkusen toglie il braccio, non va verso il braccio, poi infatti si è corretto l'arbitro, toglie il braccio e la prende, ragazzi, un po' più sulla spalla. E quindi è stato giustamente tolto. E l'altro, un'altra chicca, mi sembra su Barella, che quando, mentre è per terra, la palla gli sbatte sul braccio, anche se involontario, comunque in quei casi lì il fallo, ragazzi, viene dato per forza, anche che poi è stato procurato rigore, quindi era inevitabile, ragazzi, toglierlo. Quindi bravissimi per una volta, a differenza dello schifo, e non mi voglio appellare agli arbitri, che c'è stato contro di noi con Lione, che a parte che tutte e due i rigori non c'erano, comunque il nostro è stato più pesante, perché a noi ci ha tagliato subito le gambe. Poi ti ripeto, l'arbitro secondo me si è pentito del primo rigore dato e ha dato anche l'altro che non c'era, quindi ha fatto una frittata totale, completamente. Comunque vabbè, lasciamo perdere, ormai siamo fuori, l'abbiamo anche meritato, quindi vaffanculo. Complimenti ragazzi, io sono una persona sportiva, andate a giocarvi questa semifinale e che vinca il migliore, ragazzi. Staremo a vedere come finirà questa Europa League. L'unica cosa è che verso fine partita, come cazzo parlo pure io, i giocatori erano veramente stremati, soprattutto quelli dell'Inter. Lukaku non ce la faceva più, a Sanchez si è fatto male, quindi penso che per lui la stagione sia finita. Questa non è una bella notizia per voi. Io penso che tutti veramente non vedono l'ora che finisca questa merda di stagione, perché ragazzi, giocare, a parte senza pubblico, è uno schifo, costo caldo in pieno agosto, è veramente, ragazzi, pesante per tutti, pesante veramente per tutti. Dai, like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche su tutte, e comunque ragazzi, sempre fino all'iscrizione, forza Juve!